Ciao amici di Walking Robin, me l'avete chiesto in tanti ed è finalmente arrivato il momento per fare una recensione alla Naturhike VIC1. Si tratta di una tenda molto interessante per molti aspetti che andremo a visualizzare. Ma prima un piccolo disclaimer, come al solito. Tutte le recensioni che faccio su questo canale non hanno alcun fine pratico per il sottoscritto. Nel senso che parte del mio lavoro consiste proprio nell'effettuare recensioni per delle aziende. Spesso queste aziende mi mandano materiale che deve essere ancora venduto al pubblico, oppure lo scopo è quello di individuare i punti deboli per effettuare delle modifiche nelle versioni successive. Bene, non tutte queste aziende mi danno il benestare per poter pubblicare online le mie recensioni. Ma qualora l'azienda mi desse il permesso, oppure si tratti di un prodotto che ho acquistato personalmente, lo vedrete su questo canale. L'obiettivo quindi non è convincervi ad acquistare un prodotto, l'obiettivo è semplicemente fornirvi delle indicazioni che, qualora foste interessati ad acquistare questo prodotto, potrete farvi un'idea se vale la pena o meno, ovviamente dal mio punto di vista. Passiamo quindi a vedere la tenda. Sister had an order, what she paid for a lot. She put the lime in the coconut, she drank a bowl up. She put the lime in the coconut, she drank a bowl up. Put the lime in the coconut, she drank a bowl up. Put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, is there nothing I could take? I said, Doctor, to relieve the belly, I said, Doctor, is there nothing I could take? Let me get this straight. Put the lime in the coconut, she drink a bowl up. Put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up. Said, Doctor, is there nothing I could take? I said, Doctor, to relieve this belly ache. I said, Doctor, is there nothing I could take? I said, Doctor. Riguarda il setup, avete visto, è molto ma molto facile e intuitivo. Io preferisco picchettare sempre un lato in modo tale che nel caso in cui ci fosse vento rende molto più semplice e sicuro il setup della tenda. La paleria si monta molto facilmente, anche qui molto intuitiva, per capire quale parte della paleria va messa nel lato corretto è sufficiente guardare il colore terminale. Questa parte della paleria presenta i vertici colorati in arancio metallizzato, che è lo stesso colore dei punti d'aggancio della tenda, quindi veramente a prova anche di scemo. Al tempo stesso, agganciare il telo della VIC1 alla sua paleria è un'operazione poco complessa, data da dei semplici gancetti che inizialmente avevano suscitato nel sottoscritto un tot di perplessità, ma devo dirvi che in realtà sono piuttosto resistenti. Sono presenti inoltre anche degli ulteriori punti di aggancio per dei cordini per dare ulteriore solidità alla tenda quando la si sta utilizzando in situazioni in cui ad esempio il carico nevoso possa essere significativo. La Naturhike VIC1 è una tenda monoposto, autoportante, monotelo. Queste sono le tre caratteristiche fondamentali di questa tenda. Perché questa tenda è una tenda di sicuro appetibile? Fondamentalmente perché è una tenda molto leggera. Il peso è di circa 1 kg.
Il costo è poi un plus, perché con un prezzo variabile dai 110 ai 140 euro, questa tenda ha sicuramente un elevato rapporto qualità-prezzo. La tenda ha una struttura semigeodetica e l'autoportanza è data da un unico pezzo di paleria che si ramifica in corrispondenza delle due estremità. È presente poi un ulteriore palo in posizione centrale che ha come unico scopo quello di aumentare la vivibilità della camera interna. Il modello da me testato è quello che possiede le gonne da neve, dette anche gonnelle o gonne e basta. Sono dei lembi di tessuto che si trovano alle estremità, specialmente dei vestiboli, il cui scopo è quello di ancorare meglio la tenda in presenza di un terreno morbido, come può essere neve o sabbia, e al tempo stesso quella di limitare l'accesso di aria all'interno della camera interna. La cosa interessante è che queste gonnelle sono state pensate molto bene, in quanto sono presenti dei laccetti a strozzo che ne permettono la chiusura, questo in diversi punti. In questo modo è possibile utilizzare la tenda anche senza adoperare le gonne. Attenzione che nella maggior parte dei casi è proprio preferibile non utilizzarle. Perché? Perché il loro utilizzo impedisce un afflusso di aria alla camera interna e quindi favorisce la formazione di condensa. Le dimensioni interne sono adeguate al singolo utilizzatore. L'altezza interna è di circa un metro abbondante, e mi permette di stare seduto comodamente senza arrivare a toccare il telo superiore della tenda. Le dimensioni del vestibolo sono generose, riescono tranquillamente a contenere la maggior parte dell'equipaggiamento che avremo con noi e, come vi farò vedere, è presente anche un secondo vestibolo. Con una lunghezza interna di 210 cm, la camera interna è sufficientemente lunga per ospitare persone anche piuttosto alte. La verticalità delle pareti terminali è sicuramente d'aiuto nel conferire un comfort all'utilizzatore. Nonostante questo, avrei preferito una camera interna di una decina di centimetri più grande. Lato opposto rispetto a quello dell'entrata è presente un ulteriore vestibolo di dimensioni ridotte. Si può accedere al vestibolo tramite questa zip di dimensioni piuttosto limitate, che vi consentirà di prendere o posare oggetti. Come potete notare, la dimensione limitata dell'apertura renderà piuttosto difficile potervi mettere del materiale piuttosto voluminoso. È una scelta piuttosto inconsueta, avrei preferito sicuramente una zip di dimensioni maggiori e, anche se non ci fosse stata un'entrata, avrebbe potuto comunque ritornare molto utile per mettere equipaggiamento in ogni caso voluminoso e che non vogliamo tenere nel vestibolo dell'entrata per avere una maggiore facilità di entrata ed uscita. La ventilazione della camera interna è data da due prese d'aria poste una di fronte all'altra nella parte superiore della tenda. Queste, a mio avviso, fanno un notevole lavoro, soprattutto combinandole con una possibilità di accesso d'aria al di sotto dei vestiboli. La formazione di condensa è uno dei problemi che la maggior parte degli utilizzatori, o perlomeno la maggior parte dei recensori online, ha riscontrato. Io, prima di rilasciare questa recensione, ho testato questa tenda in un periodo di circa 6 mesi, per un totale di una quarantina di notti passate all'interno di questa tenda. La mia personale esperienza è che la condensa sia un problema estremamente marginale. Questa tenda ho riscontrato la formazione di condensa soltanto in 3 notti, che quindi rappresenta meno del 10% rispetto al totale delle notti che ho trascorso all'interno di questa tenda. E le 3 volte in cui la condensa si è formata, non è mai stata una condensa veramente pesante e al tempo stesso mi trovavo in condizioni in cui difficilmente poteva non formarsi condensa. Si trattava di notti particolarmente fredde con un elevato tasso di umidità. Quindi in generale, a mio avviso, queste prese d'aria fanno un ottimo lavoro per ridurre la formazione di condensa. Ovvio che, come vi ho sempre detto,
Quando si utilizza una tenda monotelo è importante conoscere le strategie per ridurre la formazione di condensa. Questo vi aiuterà moltissimo. Al tempo stesso voglio dirvi che comunque stiamo facendo un'attività outdoor, è necessario dello spirito d'adattamento e se vogliamo una tenda con un peso così limitato è assai probabile che qualche piccolo inconveniente ci sarà. A mio giudizio la formazione di condensa non è un grave problema, specialmente se le dimensioni interne dell'abitacolo sono sufficientemente ampie da evitarvi il contatto con le pareti. Essendo una monotelo, poi la mattina sarà sufficiente passare con un panno per asciugare in poco tempo la tenda. Quando abbiamo una doppio telo, invece, la condensa si forma comunque al di sotto del telo superiore e risulta molto più macchinoso riuscire ad asciugarla, evitando così di richiuderla inzuppando l'intera camera interna della tenda. Una delle caratteristiche che ho sentito più spesso elogiare di questa tenda è la possibilità di convertire il vestibolo in questa specie di patio, utilizzando un paio di bastoncini da trekking, un altro paio di picchetti e un paio di cordini. Per quanto mi riguarda, in realtà, questa è una delle caratteristiche che mi convincono meno. Il patio, infatti, può avere come unica funzione quella di rimanere all'esterno della tenda e proteggersi magari dal sole in una giornata particolarmente calda, perché è totalmente inutile se si vuole aumentare lo spazio del vestibolo per cucinare, ad esempio. Vi faccio vedere immediatamente. Io ora sono seduto nella mia tenda e tutta questa parte è completamente scoperta, quindi non protetta, e se piove sicuramente mi bagno e bagno anche l'interno della tenda. Quindi rimango tuttora abbastanza incredulo sul fatto che questa possa essere vista come una delle cose più interessanti di questa tenda. Ho testato questa tenda in moltissime condizioni, con vento forte, in presenza anche di abbondanti nevicate. Posso dirvi che sono rimasto positivamente impressionato dalla qualità strutturale della tenda. La tenda è infatti retto molto bene a scariche di vento piuttosto violente, e fino a carichi di neve non troppo elevati, quindi fino a un 20-30 cm al massimo di carico nevoso, la struttura non ha subito danni. L'unico vero difetto che ho riscontrato, ma probabilmente si tratta di un problema della sola tenda in mio possesso, è che credo al quarto utilizzo la zip dell'ingresso mi è rimasta in mano. Questo forse è il motivo, magari l'avrete capito, del fatto che non vi ho mai fatto vedere la tenda con la zip chiusa. Perché? Perché fondamentalmente non riesco a chiuderla più. Ho anche provato a sistemarla, ma le mie capacità sartoriali sono realmente molto limitate. E quindi io semplicemente adesso picchetto al suolo anche la porta dell'ingresso e sfrutto la piccola calamita che dovrebbe servire a facilitare la chiusura per far sì che la porta abbia comunque la sua funzione di tenere quindi al riparo la camera interna. A chi consiglio questa tenda? Beh, fondamentalmente è una tenda che consiglio a qualunque tipo di escursionista voglia una tenda piccola, leggera, poco ingombrante e che comunque abbia un'abitabilità più che sufficiente. È sicuramente una tenda che potrei utilizzare in un thru hike. È sicuramente una tenda che riesce a giocarsela piuttosto bene sia in condizioni estive che in condizioni invernali. L'aggiunta della gonnella causa un aumento di peso di circa 100 grammi. Non è quindi un peso particolarmente significativo. Consiglio con o senza gonnella? A mio avviso c'è poca differenza. Con la gonnella avrete una protezione maggiore. Senza avrete una migliore ventilazione. Recentemente è uscita anche la versione biposto di questa tenda che non ho potuto testare, ma quello che posso dirvi guardando le specifiche è che si tratta di una tenda a piuttosto inferiore dal punto di vista di prestazioni. In particolare l'abitabilità è stata fortemente ridotta in quanto l'altezza massima della camera interna è di 90 cm. Risulterà quindi poco adeguata all'uso di una persona particolarmente alta.
In definitiva, tra tutte le tende della Natura Hike, la VQ1 è sicuramente quella che mi ha maggiormente impressionato. Bene amici, credo che non sia rimasto ancora molto da dire. Tutte le specifiche tecniche le potete leggere dal produttore, quindi quello che riguarda l'impermeabilità, lo spessore del telo. Io preferisco darvi le informazioni che non trovate dal produttore, quindi posso dirvi che la tenda fa il suo dovere. Come al solito, sono ben felice se vorrete lasciarmi le vostre impressioni. So che qualcuno anche tra i miei follower più fedeli ha testato questa tenda, che qualcuno non si è trovato particolarmente bene. Vi chiedo quindi di riportare la vostra esperienza perché sono davvero curioso, in quanto ho posticipato di molto la pubblicazione di questa recensione proprio per poterla testare nel maggior range di condizioni, proprio perché tutte le prime prove mi avevano dato dei risultati davvero molto incoraggianti. Bene amici, prima di salutarvi, la piccola marchetta del video, ovvero che quest'anno abbiamo introdotto anche delle escursioni giornaliere. Le prime sono già in programma, le fanno alcuni dei miei collaboratori. Ci sono le escursioni per sole donne di Alessandra Segantin, abbiamo le escursioni all'interno di corsi tematici, ad esempio il corso di tracking, quindi di riconoscimento delle tracce degli animali, tenuto da Cecilia Molinari, e quello sulla geologia e la paleontologia dell'Appennino, tenuto da Martino Piazza. Anch'io durante l'estate proporrò alcune escursioni giornaliere, tutte che hanno un unico lato in comune, ovvero saranno piuttosto impegnative. Questo perché per abituarci ed allenarci ad affrontare avventure in luoghi sempre più remoti e sempre meno accessibili. Bene amici, vi saluto e vi rimando al prossimo video di The Walking Robin. Ciao!